buon primo maggio. Praticamente piove, per non dire diluvia. Diciamo che almeno le mie piantine si annaffiano da sole con l'acqua piovana e quindi non devo innaffiarle. Non so se si sente il rumore della pioggia, però viene giù abbastanza e niente. Queste sono alcune delle mie piantine. E noi niente, iniziamo questo 1º maggio e lo iniziamo così con la pioggia e con Fly che fa la ninna nella sua cuccetta tutta tropicale che non ha niente a che vedere con questa giornata autunnale. Pensare che ieri era tornato di nuovo il caldo. E il vlog di ieri sarebbe quello praticamente di Calcata, ecco, quando siamo stati a Calcata. Lui si mette proprio comodo, comodo, si mette. Adesso ti sistemo bene, così fa le ninne tranquillo, tranquillo. E niente, noi tra un po', perché ho iniziato il vlog molto, molto tardi, tra un po' andiamo, festeggiamo il 1º maggio da Tokyo, quindi andremo al giapponese, e ci concederemo questo pranzetto al giapponese e niente. E vediamo come butta la giornata, altrimenti... Ah, niente, no, vi voglio lasciare. Allora andiamo da Tokyo e dopo Tokyo vi lascio un video che ho registrato poco fa. Dicevo, vi lascio un video che ho registrato poco fa e lo vedrete un po' in versione shorts. Praticamente vi do dei consigli su come eliminare l'accumulo di abiti, il disordine nell'armadio. È un video molto piccolo, ecco, appunto, essendo uno shorts, un modo di piegare i piumini. Quindi ve lo lascerò lì. Spero di ricordarmi, poi magari non ve lo posto fra un mese. È appunto un modo molto semplice per piegare i piumini. Poi ho concluso il video così, ma praticamente poi questi piumini voi direte dove vanno messi? Vanno messi o in una scatola oppure magari su un ripiano, nell'armadio o in un cassetto. Ecco, e niente, va bene. Vediamo un attimo poi che cosa faremo durante la giornata. Ma penso proprio niente perché ecco, ha messo proprio diluvio universale. Da Tokyo e niente, parliamo piano perché ci sono un po' di persone e adesso niente, vi facciamo vedere alcuni piatti. Le bacchettine, noi non ci impareremo mai a mangiare con le bacchette. Ogni tanto ci provo però e quindi scegliamo sempre le forchette. Gunkan al salmone,
soglia. Tartare e carpaccio un po' mischiati, non so. Allora, questo dovrebbe essere un carpaccio, queste tartare, birra, involtini primavera, sashimi. Allora, noi ci siamo ordinati di nuovo le tartare, lo so, facciamo schifo. Poi ci siamo presi questi che non mi ricordo più che sono, Ebiten riso, autumn roll mi sembra, e dei gunka salmone, gunka mango. Questo non ho capito che cos'è, comunque pesce, come secondo. Allora, vi do un consiglio, noi abbiamo creato una nostra salsa, praticamente la salsa agrodolce mischiata con la soia, e quindi viene fuori questa cosa ottima. Però allora, fra un po' arriverà la tempura di gamberoni, quindi ve la faccio vedere. Però allora, quel pesce che vi ho fatto vedere prima si chiama yaki sakana. Ecco, sembrano quasi delle parolacce, insomma, però vabbè. Comunque, yaki sakana. Era questo, guardando la faccia di Rick, a parte che è proprio un giovane anziano di quelli, guardate che cosa ha nel taschino, penna e telefonino nel taschino, proprio stile mio nonno. Comunque c'è una confusione che non vi dico, vabbè, si è riempito di gente. Con quello che arriverà fra un po', la tempura di gamberoni, e io poi mi sono ordinata di nuovo il sashimi misto, e Rick invece quello con le fragole, ve lo farò vedere senza parlare. Niente, abbiamo terminato il nostro pranzetto del 1° maggio qui da Tokyo, dal giapponese. Piove ancora di rotto, entra la gente che è zuppa che non vi dico, va bene. Sashimi, porzione da uno, questa volta l'ho preso solo io, mentre Rick ha preso quello alle fragole, e poi i gamberoni in tempura che ancora devono arrivare. Oggi non me ne frega niente, comunque sto vloggando lo stesso, vabbè, tanto non mi sentono perché c'è una confusione che non vi dico. Però riprendo, di solito ho sempre vergogna nel riprendere. Oggi proprio della serie, ma che ci frega, ma che ci importa. Allora, Rick va matto per l'osso maghi fruttato, che spesso e volentieri con le fragole, però una volta mi è capitato con l'ananas. Con l'ananas tu non l'hai mai mangiato, vero Rick? No, lui facendo con la testa, non parla, capirai, poi oggi ha la bocca strapiena. Cioè oggi, voglio dire, sta mangiando, quindi già non parla di suo. Vabbè, buono? Hanno aspettato tanto. Data via la luce, che è successo? No, si è spento il computer. Nel senso che se... Si è freddato. Si è freddato? Intanto qua siamo sempre così, praticamente sembra maggembre, un misto tra maggio e novembre. Quello che non ha fatto in autunno lo sta facendo adesso che siamo in primavera. Allora, l'aria, a dire la verità, l'aria non è che sia proprio fredda fredda, perché poi in casa, soprattutto se accendi i fornelli, si muore dal caldo. E però ecco, fa queste giornate piovose. Che cos'è?
Allora, questo è un dipinto su parete, proprio in stile artisti famosi, che ha fatto qualche tempo fa il nostro Rick, quando la camera da letto era pitturata di rosa. Vi faccio vedere. Ecco, era pitturata. Qui c'è il televisore, era pitturata di rosa, poi l'abbiamo passata all'arancione e dall'arancione, anche quando era pitturata di rosa, mi sembra, Rick è passato intorno praticamente al disegno e niente, adesso però vogliamo toglierlo. Ma non solo, un anno fa abbiamo fatto questa parete, poi la parete ad angolo, ad angolo laggiù, e l'abbiamo fatta color tortora, e niente, adesso vogliamo fare anche quella. Praticamente l'ultima rimasta color tortora. Si poteva fare anche un altro disegno qua, perché Rick piace disegnare, pitturare e ha fatto anche diversi quadri. Poi ve lo farò, vi farò un home tour dei quadri di Rick. Alcuni non si possono proprio vedere, vabbè, glielo dico sempre, però altri sono veramente molto belli. E avevo detto, qui fai i fiori di ciliegio, mi sarebbero piaciuti, però niente, non ne vuole sapere. Ho detto però, basta, questo ormai è passato di moda, quindi pitturiamo tutto. Allora, questo è uno dei quadri indecifrabili di Rick, non si capisce chi è, se è un asceta, un indù, se è È Gesù. Gesù nuovo, porca miseria, ma non capisci, ci sta pure la croce di pietra. È Gesù? Sei moderno. Gesù moderno. Fatto vedere, la data è 1975, l'ha dipinto, quindi era un piccino, povero. Quanti anni avrai avuto? 15-16 anni, eri proprio piccolo, quindi ti si perdona, dai. Solo che, vedete, sentite che caos col traffico fuori da noi. E niente, aspettate. Ci sarebbe un attimo di dare una ripulita, dico bene, scrivetelo sotto nei commenti. Rick, devi un attimino ricalcare tutto. Allora è fatto con il carboncino e poi vedete, non è proprio su tela e non c'è praticamente il vetro. Quindi ogni tanto vabbè, lo spolveriamo, quindi puliamo, quindi non è che è sporco, è proprio così il quadro. Non provo a farlo senza far bianco, non perdo tempo. L'altra volta però gliel'avevi dato il bianco sopra? Se mi copre. Perché l'altra volta non te copriva se ha dato prima il No, fa bianco. l'abbassate più, ma non ce ne avevo di pittura. Ah. Volendo, muovi te. Certo, Dice, no dai, dai più mano. c'è ancora quello vecchio, ma prima di mandare quello vecchio. Anche, si può anche far così. Però c'è la pittura nuova. Vi faccio vedere gli altri quadri che vi dicevo prima di Rick. Questo è bellissimo. Mi piacciono molti i colori, anche se anche questo qui è indecifrabile. Cioè, ho detto Rick, tu me lo devi spiegare. Allora, vabbè, quella è una casetta che è in mezzo a dei dossi. Dietro ci sono gli alberi. Poi questo è il fiume. L'argine, guardate carino l'argine del fiume. Ecco, solo che questo che cos'è? È un masso, è un'onda, insomma, tipo una cascata che sta arrivando. Però da dove parte? Se dietro c'è la casetta? Vabbè, qui tutta immaginazione, non lo so. Vabbè. Questo è invece delle suorine che niente, camminano dove vanno? Al monastero, perché quello è un campanile. No, fuori casa sua c'era questo monastero e quindi lui niente, ha dipinto queste suore. Ma guardate poi che ordine è? Che ordine monastico è quello con
Le carmelitane, no, non mi ricordo, quelle con questo cappello, questo velo così. Poi ci sono questi fiori, la natura morta, belli, eh? Ecco, questi mi piacciono, questi quadri qua, rispetto a quell'altri tutti chiari. Questi. Questo sta su in alto, vabbè, anche questo è un paesaggio, è molto carino. Ecco. Ve lo ingrandisco, bello, eh? Poi c'è questo che anche questo è con il carboncino, mi sembra, e quest'altro, questo qua, molto bello. È un viale, un laghetto. Sotto non c'è. Ecco, poi in questa stanzetta, che anche questa dovremmo pitturare perché addirittura è rimasta con la prima pittura che abbiamo fatto, che però vedo che tanti ancora, quando vedo i video delle altre YouTubers, ancora tanti usano questo colore, magari meno acceso di questo, però boh, mi sembra un po' passato di moda, ecco. Allora, queste sono delle figure geometriche e qua non lo so perché sono sempre quelli a carboncino. Rick, sto dando la prima mano. Vediamo un attimo, qua poi c'è anche il disegno. E qui da noi, nella nostra città, in una casa nel centro storico, praticamente. Qualche anno fa sono riaffiorati dei dipinti su muro, insomma, di un famoso pittore. Pittore, scultore, insomma, era un. Adesso non scendo nei particolari. E niente, chissà se un domani, Eric. Riaffiora il tuo dipinto, magari quando diventeremo ricchi, quindi venderemo questa casa con la vincita e compreremo una villetta. Questi sono sempre i nostri sogni. Questa scaletta è storica, praticamente era di mia nonna. E ha rischiato di cadere un sacco di volte, no? Vabbè, comunque ce la teniamo per ricordo. Vediamo la situation. Neanche mi vengono le parole perché mi veniva da ridere. La situazione in camera da letto è così. Allora, il disegno è sparito, eh? Secondo me è Rick, però sai cosa c'è? Si vedono le linee. No? Non risponde. Quando viene criticato, non risponde. Non è. Ma non è mica colpa tua. Ma è la colpa del disegno. Cioè. Vabbè, vediamo un attimo. Intanto qua siamo sempre così, praticamente sembra maggembre, un misto tra maggio e novembre. Quello che non ha fatto in autunno lo sta facendo adesso che siamo in primavera. Allora, l'aria, a dire la verità, l'aria non è che sia proprio fredda fredda, perché poi in casa, soprattutto se accendi i fornelli, si muore dal caldo. Però ecco, fa queste giornate piovose. Intanto la mattinata procede così. Stiriamo. Inoltre, c'è qualcuno che se la dorme tranquillo e beato. Non so se si vede, non accendo la luce, lo lasciamo fare. Da quando ha questa cuccia non ci capisce più niente.
E dopo vi racconto che cosa ho visto mentre prepariamo, vi racconto. Intanto prepariamo il brodo vegetale, quindi non avendo l'acqua di cottura dei fagioli secchi, vado ad utilizzare il brodo vegetale. Patate, carota e zucchina. Allora, nel tegame ho messo carota, sedano, cipolla e olio extravergine d'oliva, un po' di rosmarino, vabbè, e uno spicchio d'aglio. E niente, adesso lasciamo rosolare. Allora, vi dicevo della questione dei fagioli in scatola. Praticamente ho visto gente sia nei video ma anche dal vivo, in varie situazioni così, insomma, personali, gente che praticamente ha aperto il barattolo dei, soprattutto quelli del barattolo in latta di fagioli o ceci, insomma, e ha preso e ha buttato tutto dentro nel tegame. O addirittura anche quando si condiscono con l'olio, no? Così, insomma, insalata praticamente. E niente, tutto dentro, tranquilli proprio come se niente fosse. E niente, adesso vado ad aggiungere anche rosmarino e alloro. Allora, ritornando, aggiungo anche dello speck. Non ho messo il lardo, avevo questa fettina di speck, quindi l'ho messa. Insomma, dicevo, quando gliel'ho fatto notare praticamente che i fagioli in scatola andavano sciacquati per bene, tra l'altro, la strana ero io. Vabbè, che poi comunque leggendo su internet, l'acqua di cottura dei fagioli, quelli secchi, sarebbe poi la famosa acqua faba. Però, il fagiolo secco che lo fai bollire tu al naturale è una cosa. Infatti ricordo anche mia nonna lo tratteneva all'acqua praticamente dei fagioli e poi lo aggiungeva sia alle minestre alla pasta e fagioli e sia quando li faceva di insalata, no? Conditi con olio, sale e aceto. Solamente che fagiolo secco lo lessi tu a casa, quindi hai tutto sotto controllo e quelli in scatola praticamente dentro c'è roba chimica per mantenerli, quindi mi raccomando, state molto attenti, ecco. A questo punto metto la passata. Voi cosa mettete? Passata o polpa? Io siccome ho anche una polpa aperta, quindi metterò anche quella. Aspettate, ecco qui, aggiungerò anche questa. Poi, per pulire il barattolo o bottiglia che sia, ho aggiunto anche un pochino d'acqua perché non si spreca nulla. Allora, questo penso che dovrò buttarla. Qui mi era avanzata della farina di ceci, però l'ho messa qui nei barattoli delle spezie ed è vicino al fuoco, quindi penso che sia ora di buttarla. L'avevo conservata perché avevo intenzione di fare alcune cose, poi vabbè, non c'è stato tempo. Adesso metterò il sale e niente, lasciamo cuocere un pochino. Mettiamo giù i fagioli ora. Intanto qui sta andando il brodo vegetale e ritorniamo ai fornelli. È ora di mettere giù la pasta. Avevamo lasciato tutto in sospeso, il brodo vegetale è pronto. Inizia a bollire. Ci tengo sempre a questa cosa perché una volta i soliti ignoti. Ma butti giù la pasta e non bolle. Ma cioè, forse vi devo fare un ingrandimento, non lo so.
Ok. Giriamo. Dopo la togliamo la foglia d'alloro. Allora, ho messo i cannolicchi o ditaloni, non so come li chiamate dalle vostre parti. Cottura 9 minuti. E adesso man mano aggiungiamo il brodo vegetale. Intanto è uscito il sole, meno male, quindi ho attaccato anche una lavatrice. Ecco, perché sono 3 giorni che devo fare le lavatrici, visto com'era il tempo. Allora, le verdure del brodo vegetale io non le butto, ma penso neanche nessuno di voi. Dico ciò perché una volta in un commento trovai sotto un video: ma poi che fai, le butti? Cioè, ma come mi vengono in mente queste domande? Dico io, no? Allora, innanzitutto queste saranno il pranzo di pranzo cena di questi giorni per Fly. Quindi colgo l'occasione, intanto non ho messo il sale, per avere le verdurine lesse per Fly. Oppure, niente, le condiamo con olio, sale, certe volte l'aceto e ce le mangiamo, ecco. Poi oggi ho fatto il brodo vegetale così, però spesso e volentieri lo faccio anche in maniera diversa. Metto il sedano, che oggi non ho messo perché tanto era nella minestra. E poi cosa ci metto? Ci metto anche i gambi del finocchio nel brodo vegetale, insomma, ci metto anche altre cose, ecco, i pomodorini, la cipolla. Poi una domanda del genere, però era inerente alle ricette, le ricette, insomma, le video ricette. E questa è una domanda che ho visto che hanno fatto anche ad altri youtuber. Praticamente hanno chiesto: che spreco tutto questo cibo per fare dei video su YouTube, cioè, porca miseria. Allora, io penso che anche i canali, quelli famosi, no? Come Benedetta, poi non so, ecco, adesso Giallo Zafferano, questi canali qua, no? Anche quelli, Cotto e Mangiato, per esempio, no? In TV, anche quelli la roba non è che la buttano, se la mangiano loro, no? E così. Noi a casa, cioè, mi viene da ridere. Io poi, cioè, io cucino per mangiarla la roba. Poi, diciamo, le video ricette sono nate dopo perché il nostro è un canale che è nato con i tutorial dei Bijou e altre creazioni di riciclo. Insomma, poi man mano sono venuti anche video ricette e altri video. Però, ecco. State pur certi che le cose ce le mangiamo e come. La nostra pasta e fagioli è pronta. Buon appetito! Buon appetito. Con più grinta, con più entusiasmo. Non c'è più forza. Non ho più forza perché ha pitturato. Vabbè. Ed ecco qua, il lavoro terminato, non si vede più, non c'è il segno del disegno. Gioco di parole, non c'è il segno del disegno. Rick sta rimettendo tutto a posto, sta montando il televisore perché noi ce l'abbiamo a parete e niente. Quindi operazione conclusa. Povero Rick, praticamente da stamattina alle 10 fino e adesso sono le 15:30, quindi neanche le ninne pomeridiane è andato a fare. E c'è qualcuno che fa l'offeso proprio perché non sono andati a fare le ninne pomeridiane, perché lui è abituato che di pomeriggio, se
sabato e domenica, e quando Rick non lavora, che è a casa, vanno a dormire, fanno la pennica, come direbbe nato straniero. Mi sono fatto una pennica. Lo seguite, nato straniero, sempre su YouTube. E niente, quindi niente pennica oggi. È un po' arrabbiato, avete visto che faccia? Dai, fa la faccia da arrabbiato. Dai. Tanto fra un pochino usciamo, eh? Andiamo a vedere la fidanzata, Freccia. Dov'è Freccia? Dov'è Freccia? E non c'è adesso, dopo l'andiamo a cercare. Allora, e ridendo e scherzando, è arrivata l'ora di cena. Farò il pollo a busto in friggitrice d'aria. Non è la prima volta che lo faccio. Perché ho anche fatto un video, però penso che ancora lo devo editare questo video. Poi vabbè, lo troverete. Comunque, spesso e volentieri adesso alcune ricette le troverete anche all'interno dei vlog. Allora, dentro ho messo uno spicchio d'aglio che ho tagliato a metà. Adesso vado a mettere un pochino di rosmarino e una fogliolina di salvia. Ok? E poi una fettina di limone. Non metto l'olio perché già lo rilascia il pollo. Se proprio desiderate metterlo, come ho fatto già un'altra volta, lo cospargete, lo massaggiate un pochino con poco olio e basta. Ecco, anche perché lo sapete benissimo, poi il pollo rilascia il suo grasso, ecco. Andiamo a cuocerlo e colgo l'occasione per spiegare ancora una volta come funziona questa friggitrice d'aria, visto che poi me lo chiedete sempre. Questo è accendi e spegni. Ecco, si accende la lucetta rossa e qui ha i livelli praticamente fino a 4. Quindi allora io ho uno di solito riscaldo. Ok? Tipo, non so, anche nel video di questa mattina avete visto i pancakes, quindi li ho riscaldati. Due, sentite anche il rumore? Già inizia un attimino a fare un altro tipo di velocità e quindi inizia a cuocere. Non è il caso del pollo, non lo mettiamo a due perché ci vuole più cottura, quindi lo andremo a mettere a tre. Non dico proprio 4, altrimenti rischiamo poi di bruciarlo. A 3, che così ce ne stiamo tranquilli tranquilli mentre il pollo cuoce, a fare altre cose. E con tranquillità andiamo poi ogni tanto a vedere praticamente se si è cotto. Vi faccio anche vedere poi il momento che stopperò e praticamente vado a chiudere. Poi apro qui con il pulsante. E fra pochino ve lo farò vedere. Allora, adesso andiamo a girare il pollo. Spengo, apro, spengo qua. Direi che si sta cuocendo molto bene. Sentite che rumorino? Sentite? È la pelle che viene bella bruciacchiata. E ripartiamo. Allora, sembra sia da 10 minuti alle 6. Allora, andiamo a condire l'insalata. Abbineremo l'insalata, una cosetta leggera, insalata e cetrioli. Perché vabbè, ci stavano bene le patate, però aceto, sale.
Ecco qua il pollo, adesso Rick lo taglierà, quindi faremo metà per uno. Ed è arrivato anche lui, dov'è? Fly. Aspetti il pollo? Che hai mangiato prima? Però ti sei mangiato la tua ciccia, vero? L'hai mangiata. Niente, adesso si beccherà anche il pollo. E niente, noi sul pollo vi salutiamo. No, rido perché c'era una persona di nostra conoscenza che lo chiamavamo pollo. Grazie per averci seguito e alla prossima.